Presentata a Genova la relazione sullo stato dell'ambiente in Liguria a cura della regione e ARPAL, diminuiscono secondo i dati le emissioni in atmosfera, ma restano alcune note dolenti in determinate aree del territorio e per alcune tipologie di gas inquinanti. A incidere sulla qualità dell'aria il trasporto stradale, gli impianti termici civili e le attività di porti e centrali termoelettriche. In miglioramento anche i dati sulla raccolta differenziata, che registra però una crescita lenta e più bassa rispetto alle altre regioni del nord Italia. Sicuramente un dato positivo è il trend della qualità dell'aria, che denota già da parecchi anni una diminuzione complessiva degli inquinanti. Poi anche lì ci sono particolari aree della nostra regione in cui o per la presenza industriale oppure per soprattutto il traffico, che è, diciamo, la maggiore fonte di emissioni, abbiamo qualche supero, e su questi bisogna sicuramente intervenire e porre grande attenzione. Però, diciamo, il trend generale è di diminuzione degli inquinanti. Un altro trend positivo è l'aumento delle energie rinnovabili. Un po' tutti i tipi di energie rinnovabili in questi ultimi anni stanno aumentando con un trend positivo. Anche la raccolta differenziata aumenta, quest'anno del 4%, quindi maggiore l'aumento degli anni precedenti, però forse ancora un po' lentamente. Quindi direi che forse il comparto in cui bisogna accelerare di più è proprio quello della raccolta differenziata e della gestione dei rifiuti. Sul rapporto fra sviluppo, lavoro e ambiente, l'assessore Briano rassicura: in Liguria nessun caso equiparabile all'Ilva di Taranto e richiama le esigenze di intervenire sulla pianificazione. Noi abbiamo situazioni più puntuali, di industrie comunque più piccole, con cui dobbiamo proprio lavorare per evitare quel conflitto lavoro-ambiente che si è generato ultimamente. Io dico sempre che purtroppo siamo sempre troppo a lavorare sulle emergenze e poco sulla pianificazione. Purtroppo il tempo è sempre poco, le emergenze ci occupano tantissimo spazio del nostro lavoro, ma la pianificazione è necessaria, e questi dati sullo stato dell'ambiente sono la base per pianificare.